In realtà per i pesci di piccola taglia non vale l'allarme mercurio. Il problema si pone molto per i pesci di grossa taglia, come ad esempio tonno rosso, tonno pinne gialle o comunque pesce spada, perché in loro c'è un effetto accumulo, nel senso che la quota di mercurio non è solo quella che hanno, diciamo, naturalmente, ma quella che anche prendono dai pesci di cui si nutrono, quindi pesci medi e piccoli. Più piccolo è il pesce, minore l'effetto accumulo, per cui un pesce piccolo avrà una minore quota di metalli pesanti, come ad esempio il mercurio, uno fra tutti, ma anche cadmio, insomma, però il mercurio è quello più presente.